Inaugurato stamattina con la consegna delle chiavi ai relativi inquilini, il nuovo complesso residenziale ITEA situato a Vigne di Arco, che ospiterà 39 famiglie provenienti dalla graduatoria approvata dalla comunità dell'Alto Garda e Ledro. Erano presenti il presidente ITEA, Salvatore Ghirardini, e i rappresentanti e i tecnici della società, l'assessore provinciale alle politiche abitative Carlo Dal Dos, l'assessore Girelli per il comune di Arco e il vicepresidente della comunità di Valle, Alto Garda e Ledro, Carlo Pederniana. Gli appartamenti hanno delle superfici che variano dai 46 ai 105 metri e ospiteranno famiglie giovani e numerose. Assessore, un intervento di qualità è atteso per questo territorio, ma all'insegna soprattutto della qualità costruttiva. Sì, un ulteriore intervento. Consegniamo oggi 30 nuovi alloggi in un posto importante, molto bello, che è il comune di Arco, e in un contesto realizzativo che mette ancora una volta in mostra come gli interventi di ITEA, seppur essendo riferiti all'edilizia di tipo sociale, sono però degli interventi che anche dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista urbanistico e in questo caso anche dagli spazi esterni che sono molto belli, molto curati, mette in evidenza come ITEA abbia questa particolare attenzione anche alla qualità del costruito. Oggi le affidiamo queste nuove 30 famiglie, è un ulteriore passo per venire incontro a questa esigenza di bisogno di edilizia sociale che in Trentino abbiamo, ma credo che ITEA anche oggi dimostri come sappia bene coniugare la sua mission di rispondere a questi bisogni con un aspetto anche importante di ordine qualitativo. In comunità di Valle dell'Alto Garda ci sono ancora circa 400 domande da evadere, cantieri aperti non ce ne sono nell'Alto Garda. C'è forse un'idea di utilizzare forse quelli che sono i vecchi edifici dismessi della zona? ITEA è proprietaria di alcuni immobili, di alcune iniziative che ancora oggi non sono decollate e non sono ancora state finanziate, però da questo punto di vista l'idea è proprio di occupare già, di ristrutturare degli immobili già esistenti, più occupare nuovo spazio. Il nuovo piano che nei prossimi mesi andremo a definire come provincia e in accordo con ITEA rimetterà in moto anche una serie di investimenti che oggi, in questi ultimi 2 o 3 anni, sono stati un po' bloccati. Quindi l'attività di ITEA continuerà anche nelle nuove realizzazioni, ovviamente avendo presente sempre questo delicato rapporto fra edifici che vengono messi a disposizione, investimenti possibili, ma anche altre attività che come provincia stiamo facendo, come il sostegno all'affitto, come altre innovazioni che entro il prossimo fine dell'anno riusciremo a mettere in campo per rispondere appunto a questo bisogno che i cittadini hanno di nuova edilizia sociale. Importante investimento nell'Alto Garda per ITEA con questi alloggi di Arco. Sì, veramente un investimento molto importante. Teniamo in considerazione che l'anno scorso le uniche consegne di ITEA fatto sono quelle dell'Alboletta con 60 erotti appartamenti. Quest'anno è l'investimento più importante che ITEA ha fatto in tutto il Trentino, qua nel nostro territorio. Quindi è una bella soddisfazione che dà risposta almeno a una parte delle tante richieste che abbiamo. Ne abbiamo ancora tantissime, perché abbiamo almeno 350 circa domande di comunitari, più altre 150 di cittadini extracomunitari. Quindi abbiamo sicuramente coperto una piccola parte, ma molto importante che per la bellezza e per la qualità di questi appartamenti. Pensiamo che entro fine d'anno riusciremo ad avere a disposizione altri 12 alloggi verso Dro e quindi un'altra piccola boccata d'ossigeno e una ventina di appartamenti che mediamente ogni anno sono di risulta, quindi appartamenti che vengono liberati ci dovrebbero essere consegnati. Quindi una bella soddisfazione, una giornata molto importante. Presidente Ghirardini, un altro investimento importante di ITEA sul territorio, una costruzione di nuovi alloggi, prosegue anche questo impegno per la società, così come parallelamente prosegue anche l'impegno sugli appartamenti di risulta. Certo, beh, queste sono le indicazioni, insomma, che la provincia ha dato all'inizio di questo mandato, lo stiamo seguendo con particolare attenzione. Oggi siamo a Arco con questa importante consegna, 30 alloggi. Vanno a riempire questi alloggi più di 100 persone, sono circa 115 persone, quindi credo che sia un contesto assolutamente interessante, importante, dove possono nascere nuovi collegamenti tra più persone e quindi anche gli spazi, gli utilizzi di queste aree, speriamo che siano
di piacevole soluzione per chi ci entrerà a vivere. ITEA sempre attenta all'edilizia abitativa popolare, però per il momento nell'Alto Garda non ci sono cantieri avviati. Beh, insomma, abbiamo consegnato una serie di alloggi quest'anno importanti, se pensiamo ai 60 dell'Arboleta di qualche mese fa e questi oggi di 30 alloggi diventano secondo me un'importante consegna. Sarà nelle prossime settimane degli incontri con la giunta provinciale, con l'assessore Dal Dos specificatamente, dove si comincerà a mettere mano al piano quinquennale per il prossimo percorso di ITEA e la provincia, e quindi le prossime soluzioni saranno poi frutto di quei ragionamenti che verranno fatti appunto fra qualche settimana.